direttamente da Sanremo e insomma vivremo con lui un piccolo pezzo della sua storia all'interno insomma di questo festival. Emozionato? Sì, devo dire di sì, cioè è normale, dai, insomma, essere al Festival di Sanremo, che è proprio l'evento musicale per eccellenza della cultura italiana, quindi insomma è normale che io sia emozionato, anche se però sono sereno nello stesso tempo, perché comunque insomma io arrivo al festival dopo in realtà un percorso che ho alle spalle di anni, appunto, insomma io faccio musica e scrivo canzoni in realtà da quando ho 12 anni, quindi insomma è una costante, è stata una costante della mia vita il fatto di far musica, e quindi ci arrivo anche sereno nella misura in cui ho capito, questi anni di esperienza mi hanno fatto capire che nelle cose è meglio comportarsi in maniera spontanea, no? Cioè viversele per quello che sono tranquillamente, cogliendo sempre i lati positivi, e infatti sto cercando di fare questo, è una grande festa, no? Se ti va, partiamo appunto proprio dalla tua storia. Sì. E com'è nata appunto questa tua passione per la musica? Sì, ma guarda, in realtà è nata in maniera molto spontanea, perché mio padre era musicista e ha sempre, quando sono nato aveva e ha tutt'oggi un negozio di strumenti musicali, quindi io sono nato in mezzo agli strumenti, è stato sicuramente un terreno fertile per farmi capire che insomma la musica sarebbe stata, sì esatto, sarebbe stato il mio modo di esprimermi, e quindi insomma da lì poi è nato tutto, tanto è vero che poi, come ti dicevo prima, ho iniziato a scrivere canzoni, a sentire l'esigenza di scrivere canzoni a 12 anni, e da lì poi insomma ho fatto la classica storia di prima, ho iniziato con una band di cover, ho iniziato a suonare nei localini della zona, e poi è arrivato il primo contatto discografico a 20 anni, c'avevo una band all'epoca, si chiamava Tricobalto, con la quale ho fatto 2 dischi, abbiamo suonato tanto in giro per l'Italia, è stata un'esperienza formativa molto importante, e oggi invece poi sono un cantautore e eccomi qua. Partiamo appunto da questo, dal tuo brano. Sì. E cosa ci potresti, insomma, cosa ci puoi dire? Guarda, Amen è una canzone della quale io sono molto orgoglioso, sono contento infatti di essere al festival con questo brano, perché rappresenta ad hoc il mio, cioè la formula giusta con cui vorrei continuare a fare musica, nel senso che è un brano che da una parte è molto vivace, fa ballare, c'è già questo modo che ti fa muovere, è molto ritmatico, e però nello stesso tempo porta un testo che, diciamo che se uno vuole, è un buono spunto per fare una riflessione sul modo in cui abbiamo di vivere oggi, dove tante volte probabilmente cerchiamo la risoluzione dei nostri problemi in un miracolo che deve arrivare e risolvere tutti, cioè tutto nel senso in un qualcosa di esterno a noi, quindi altre persone, altre situazioni, dici, come si può dire, adibiamo il fatto di risolvere i nostri problemi a qualcosa di esterno, invece questa canzone ti dice guarda che in realtà il miracolo sei te, è dentro di te, cioè nella misura in cui quando le cose intorno a te non possono cambiare per come sono, per loro natura, devi essere tu che le accetti e cambi atteggiamento nei confronti delle cose, che credo che sia un buon modo per interpretare la vita di ognuno di noi, nel bene o nel male, con i nostri pregi e i nostri difetti. Beh, un bel messaggio, spero di sì. Cosa potresti consigliare insomma ai giovani, insomma, come questo, di vivere la vita accettandosi prima di tutto per quello che si è, e cercare di vedere sempre il lato positivo. E ai giovani che vogliono fare un tuo mestiere? Di avere voglia di far musica per il gusto di farla, cioè non cercando per forza un obiettivo che sia pratico nell'immediato, ma vivere la musica in maniera istintiva e godendo del fatto che la stai facendo, perché se tu godi di questo, poi automaticamente se hai qualcosa da dire, succederà che ti daranno la possibilità di farlo, di divulgare la tua musica. E invece il tuo di obiettivo, aspettative, insomma? Ma guarda, è banale dirlo, ma sicuramente il fatto che il mio album, che uscirà il 12 di febbraio, si intitola Eternamente Ora, insomma, possa, diciamo, essere ascoltato il più possibile, quindi di conseguenza il mio obiettivo è quello di suonare il più possibile dal vivo, perché credo che la dimensione live sia quella più forte, il contatto con il pubblico e il fatto che io quando salgo sul palco sto bene, dopo il mio mondo, e non vedo l'ora infatti di poter salire sul palco prima di tutto all'Ariston a cantare Amen, certo. E poi dopo insomma se ci sarà un turno, ti vedremo stasera. Non lo sappiamo ancora, però se seguite i miei social insomma lo informeremo in tempo reale, quindi Facebook e quant'altro, Instagram, Twitter e via discorrendo.
Allora possiamo salutare il nostro blog e i nostri lettori. Sì. Mi ricordi il... Outsider. Un salutone gigantesco a tutti gli amici di Outsider da Francesco Gabbani. Ciao.